Questo è il famigerato padiglione 18, padiglione giudiziario. Le finestre non c'erano e questo è stato l'inizio del lavoro mio. A ripensarci mi vengono ancora i brividi. C'erano complessivamente, qui eravamo circa 5.000 persone, i padiglioni erano 34 padiglioni e c'erano un'organizzazione straordinaria, incredibile, una città chiusa nella città. Santa Maria della Pietà per me che cosa è stato? È stato un principio, molti anni poi, perché io sono entrato nel 59 e il movimento basaliano è stato nel 74, aver visto e assistito, collaborato obbligatoriamente, per esempio l'applicazione dell'elettroshock, per cui una cosa tremenda è stata. Poi tutto ripagato da poi quello che è stato il movimento rivoluzionario, abbiamo aperto il padiglione all'interno e verso l'esterno. E allora queste persone, per esempio, potevano uscire dal padiglione e così passeggiare un po' per il parco e poi rientrare, non la chiusura ermetica come ancora tutti i padiglioni avevano, e appunto eliminate fasce di contenzione, tutte queste regole manicomiali, istituzionali tremende, e poi sconsiderate perché qualche persona, qualche paziente che veramente aveva dei disturbi seri, che c'erano, ma erano una minoranza proprio, salvo una percentuale, ma molto bassa, no? Che di infermieri predisposti verso questi cambiamenti, verso il movimento basaliano, ma la maggior parte era contraria. Quando noi uscivamo e passavamo qui per il parco, dalle finestre, i colleghi che ci dicevano siete voi i veri matti, insomma.